che idee si è fatto Giancarlo Padovan della copertina di Michele Moretti, che ci ha fatto capire che alcuni giocatori si stanno confermando anche in nazionale, no? Vedi Piontek, che è vero che non ha segnato nel derby, che è vero che ha ricevuto pochi palloni giocabili nel derby, ma che comunque anche con la nazionale polacca sta segnando. C'è Lautaro Martinez, che forse è galvanizzato, no? dalla titolarità che gli ha dato Spalletti, complice il caso Icardi, si sta esprimendo su alti livelli anche con l'Argentina nonostante la sconfitta. E c'è Çalhanoğlu, che ha segnato il secondo gol con la Turchia, della Turchia in Albania. Mi sto facendo l'idea che evidentemente il campionato italiano è nella sua fase decisiva, non tanto per lo scudetto che ormai, come tutti dicono, è assegnato, quanto per quei posti di rincalzo che poi tanto di rincalzo non sono, e cioè la Champions, i posti per la Champions League e i posti per l'Europa League, e ci sono dei giocatori che stanno meglio di altri. Sì. Io credo che Ronaldo abbia fatto una buona partita, anche se effettivamente è andato vicino al gol ma non l'ha trovato, però certamente chi fa gol un po' di ragione in più degli altri ce l'ha, e quindi dico Piontek molto bene, Lautaro bene anche se era un amichevole. Direi bene quasi tutti quelli che hanno dato spettacolo e sostanza. Tripletta peraltro di Sterling nell'Inghilterra, sì. Esatto. Buone notizie per Guardiola, che se lo coccola, sì, a Manchester City. Bene, ho visto anche un giocatore che avevamo visto in Italia due settimane fa, e cioè Griezmann, che ha fatto un grandissimo gol con la Francia. Chissà se andrà al Barcellona, perché noi siamo già un po' in ottica calciomercato, no? Sì, insomma, vedremo. Io ho intravisto e capito che ci sono state e delle buone partite, e che i risultati sono stati tutti rispettati nella sostanza del pronostico, tranne uno, il Lussemburgo, che ha battuto a sorpresa la Lituania 2-1. Spero che nel solco di questo pronostico abbastanza prevedibile ci stia anche la vittoria della nazionale italiana contro la Finlandia, perché l'Italia ne ha bisogno. Ricordiamo che è il primo vero appuntamento, esatto, dopo il mondiale, perché la Nations League sì è stata importante, ma non era così determinante, e invece all'Europeo bisogna andare. Non ho dubbi sul fatto che l'Italia ci vada, perché ci vanno due squadre, la prima e la seconda. Abbiamo visto anche il girone, bisogna essere anche obiettivi, sì, no? Insomma, il girone è assolutamente così, la portata per gli azzurri. No, un girone così si deve arrivare primi e giocare bene a calcio, perché è quello che si deve fare se vuoi poi fregiarti, non dico del titolo di favorita, ma di essere una delle protagoniste. Parlare dei nazionali, dei nostri tra virgolette nazionali impegnati con le rispettive selezioni, è anche un protesto, Alessandro Fabbro, per parlare del momento di forma che sta attraversando Lautaro Martinez, perché poi il caso non esiste, però Lautaro Martinez si prende la selezione, si prende la nazionale, gioca al fianco del suo idolo, gioca al fianco di Leo Messi, segna peraltro un bellissimo gol nel giorno, nelle ore in cui Icardi è tornato in gruppo, è stato reintegrato dopo i 36 giorni del grande freddo, la grande rottura che c'è stata con l'Inter, Ale. Sicuramente è stata l'ennesima risposta che questo ragazzo ha dato in questo periodo, quest'anno. Sapevamo le problematiche che ha avuto all'inizio per il poco spazio che trovava, anche per in coincidenza con un ottimo stato di forma di Icardi. Sappiamo anche poi come è passato attraverso le polemiche del padre con Spalletti, per appunto rivendicando qualche minuto in più. Il ragazzo invece ha saputo aspettare al momento giusto, ha risposto con i fatti. Ultimamente si è guadagnato anche la nazionale, e la realizzazione di stasera è semplicemente una conseguenza della sua continuità e di quello che è stato il suo lavoro. Anche nel derby è stato determinante, è entrato in tutti i gol, è riuscito a fare reparto da solo, meglio di quello che poi ha fatto anche Piontek invece contrapposto nel Milan. È vero che non ha giocato un gran derby. Ecco, a questo proposito, nei panni di Spalletti, perché adesso la palla passa al tecnico, che deve essere sì un allenatore, ma anche e soprattutto un gestore, no? Nel reintegrare anche dentro al gruppo l'ex capitano Mauro Icardi. Cioè, nei panni di Spalletti inizieresti comunque con Lautaro titolare e faresti fare panchina di Icardi?
Ma la situazione penso sia delicata non tanto per quanto riguarda il rapporto tra il giocatore e l'allenatore, più che altro bisogna capire il gruppo come risponderà a questo reintegro. Sicuramente Lautaro ora ha spodestato Icardi nel ruolo di bomber, di attaccante titolare. E anche nelle grazie forse di tifosi e sicuramente dei compagni. Quindi Icardi in questo momento dovrà rimboccarsi le maniche e con grande umiltà tornare a riconquistare la fiducia un po' di tutti e soprattutto l'empatia anche coi compagni, che ripeto, per me è la cosa più importante. In questo momento non so se ci sono i margini per ritornare a un rapporto che possa essere idilliaco o quantomeno quello che c'era in precedenza, insomma, al caso Vandanara Società. Direttore Giancarlo Padovan, come si fa a lasciare fuori in questo momento Lautaro se dovesse rimanere fuori adesso che il gioco, tra virgolette, no, diventa importante? Si fa duro perché c'è la volata Champions. Bisogna rintuzzare gli attacchi del Milan, della Roma, della Lazio, forse dell'Atalanta di Gasperini. Non si lascia fuori Lautaro, Non si lascia fuori Lautaro. si lascia fuori Icardi perché Icardi è stato 36 giorni lontano dal campo, perché non può avere una condizione accettabile dopo 36 giorni in cui ha fatto qualche volta fisioterapia e il resto flanella, e quindi sta fuori lui. Cioè, mi pare che non ci La siano. flanella in questo periodo in primavera si indossa o no? Non Direi ricordo. di no, No. però lui sta fuori, cioè non vedo perché dovrebbe giocare al posto di Lautaro. Ripeto, anche perché c'è un problema di condizione. Il ginocchio, la condizione, ovvio, gli allenamenti, però ci sono quei giorni, no? C'è la pausa e questa sicuramente potrebbe Sì, però essere non una è che pausa hai. amica di Cardi, no? Per il recupero anche fisico. Perché il problema al ginocchio ce l'aveva anche all'inizio del campionato. Sì, no, ma infatti il problema del ginocchio era una finta malattia, non aveva niente, e difatti, siccome ce l'aveva all'inizio del campionato e giocava, Certo. lui ha voluto dimostrare che siccome aveva un po' di dolore, i denti non li stringeva più. Adesso sta fuori, cioè è rientrato, ma sta fuori. Non può essere finito tutto così solo con la fascia sottrattagli. C'è una gerarchia che è cambiata. E soprattutto c'è da misurare Non è facile però, Gian. l'impatto con lo Non è spogliatoio. facile però il lavoro di Spalletti in questo caso. Già la posizione di Spalletti, se non No, non raggiunge è l'obiettivo, è più facile. che traballante, Sì, no? no, non è Anche forse facile, però l'obiettivo insomma raggiunto. è ben pagato per fare il gestore del gregge, e quindi lo fa, insomma, cioè, non diamogli adesso, non è una cosa impossibile, è una cosa difficile, è una cosa ardua. È un problema perché hai 25 teste e 24 pensano in maniera diversa, e la maggioranza è evidentemente contro Icardi, e Icardi non ha fatto, non so se lo farà, e l'unica cosa che può fare è chiedere scusa per quello che è stato detto. È ritornato quando il gruppo, praticamente la metà del gruppo non Non c'era, no? c'era, Tutti impegnati certo. con le varie nazionali, soprattutto non c'erano quelli che sono stati un po' definiti, no? I grandi, tra virgolette, nemici di Mauro Icardi, ovvero Perisic e Brozovic. Sì, no, è così, ma Quindi aspettiamo anche il ritorno, no? Degli il altri. punto è che loro sono diventati nemici perché si sono sentiti dire dalla moglie del capitano, allora capitano, che lui giocava in una squadra dove serviva uno che gli desse almeno 3-4 palloni a partita, perché così è andata. E chi è in uno spogliatoio o comunque in un gruppo di lavoro, come fa a non pensare che quelle parole fossero ispirate o comunque condivise dallo stesso Icardi? Ma in ogni caso, chiedo scusa direttore, in ogni caso penso Vai, che Ale. condivise o meno ci volevano delle scuse, ci volesse una presa di posizione da parte di Icardi in confronto a queste dichiarazioni. Il problema è che Icardi è rimasto nel silenzio, ha parlato solo attraverso dei social, attraverso il suo Instagram, Lo sta mettendo facendo delle. tutto. Sì, è vero. Sì, ma delle dichiarazioni che vanno a ruffianare i tifosi, ma penso che i tifosi non siano stupidi e
insomma, ha fatto secondo me una cattiva figura e ha peggiorato ancora di più la situazione. Ieri qualcuno però alle Pro Icardi c'era ad aspettarlo quando è rientrato con il gruppo e si è allenato, insomma, il suo ritorno da Piano Gentile alla Pinetina, al quartier generale. Ma forse perché qualche tifoso è ancora più intelligente e capisce che in questo momento non c'è da fare le guerre ai giocatori, certo, ma c'è da tirare avanti la baracca fino alla fine e raggiungere l'obiettivo più importante, che è quello della Champions. È quello che dovrà fare Spalletti, è proprio questo, tenere i fuochi spenti e proseguire col lavoro e sperare che i risultati vengano, perché nel momento in cui non verranno i risultati cominceranno a venire fuori le voci, cominceranno a uscire i malcontenti, è più difficile sorridere quando i risultati non vengono e quindi le cose potrebbero degenerare. Assolutamente. Mi dai il 20 secondi prima del break? Non ti posso chiedere quello che si sono detti Marotta e Zhang Senior oggi, che si sono incontrati a Roma al Parco dei Principi, però c'è stato un incontro per capire, no, quelli che potrebbero essere le basi del futuro nerazzurro, per porre proprio le basi della nuova Inter che verrà. Sì, con grandi rassicurazioni, sì, e una piena fiducia nei confronti di questo nuovo mood operativo dell'Inter, all'insegna dell'intransigenza di Marotta. Abbiamo anche dato ieri la notizia di un rinnovo imminente per Pier Ausilio, non scontato almeno fino all'inizio di questa settimana, ma in realtà la decisione è stata tutto sommato presa, per cui Ausilio, che ha un contratto che scade nel 2020, proseguirà con ogni probabilità la sua avventura sulle scrivanie nerazzurre nel ruolo di direttore sportivo e guiderà ovviamente le scelte di mercato insieme a Beppe Marotta. La presenza di Zhang Senior è stata sicuramente propedeutica a sviluppare dei nuovi temi lavorativi che andranno a contraddistinguere un'estate in cui l'Inter farà degli investimenti importanti. Per questo motivo ha scelto di affidarsi a Marotta come uomo forte, insieme ovviamente a Steven Zhang, che ha il ruolo di presidente nella società, per coadiuvare e coordinare il tutto. È ovviamente la fiducia da parte del proprietario, fondamentalmente, dell'Inter in queste ore così convulse, legate alla gestione del caso Mauro Icardi, legate comunque a buoni risultati ottenuti in campionato con l'eliminazione recente in Europa League, sono stati comunque importanti per far percepire alla dirigenza che la strada segnata è quella da percorrere, con tutto ciò che comporterà, scelte anche difficili, chissà, ci potrebbe essere un cambio di guida tecnica al termine della stagione. E secondo io non sono tra quelli che sono convinti che quello tra Icardi e l'Inter sia semplicemente un armistizio sino al termine della stagione. Secondo me ci sono prospettive affinché con il tempo possa esserci la fumata bianca veramente definitiva. Comunque è un segnale con annessa permanenza. Certo, esatto, è un segnale quello dell'incontro tra Marotta e Zhang Senior, non è Steven Zhang ma è Zhang Senior, Zhang Jindong, questo è il nome, esatto, del presidente, esatto, del proprietario dell'Inter, che è arrivato in Italia per porre le basi verso una nuova Inter, verso, sì, l'Inter, purché l'incontro non sia un modo per bypassare la dirigenza, perché questo sarebbe un grande errore da parte di Zhang Senior. No, non credo. Non lo so. Non credo. Però poni il dubbio? Pongo il dubbio perché Icardi scorrettamente... No, ma l'incontro è stato tra Zhang Senior e Marotta. Sì, ma, sì. Ma Icardi nei giorni scorsi ha detto: parlo solo con Zhang Senior. Io non voglio parlare... Zhang Junior. Ha detto con il presidente. Non voglio più parlare con gli altri dirigenti. Allora, se parlare con Junior o Senior significa bypassare il resto della dirigenza, è un errore. Sarebbe un errore da parte del presidente, e sarebbe un errore e sarebbe una mascalzonata da parte di Icardi. Molto scorretto. Questo è da sottoscrivere, questo chiaramente, perché il ruolo di Marotta è chiaramente lì anche per risolvere situazioni di questo genere. Appunto. Ma infatti, si è parlato molto di Icardi. Infatti a ogni incontro Marotta è stato presente anche per questo motivo. Assolutamente. Insomma, questo è il nostro fatto del giorno, vedremo come andrà a finire. Il pregevole pezzo di Alex Milone ometteva, però non so se volontariamente o meno, un fatto. E cioè che quest'anno, secondo la Liga spagnola, qualche partita, un paio di partite, si sarebbero dovute disputare negli Stati Uniti. È vero. E alla cosa poi non è stato dato seguito. Non si è fatto. E quindi credo che anche questa, credo e spero che anche questa sia non una butade, una possibilità sondata
dai cinesi, ma rimandata per ora al mittente dal presidente federale. Questo rimandato al mittente da Gravina, al numero uno della Federcalcio, però la Cina, che è importante ed è massiccia nel nostro paese, lasciamo stare. Fermatevi, vi prego. La proprietà, cioè, cinese. Io, a parte che dobbiamo, al di là, capisco i soldi, capisco tutto, però. Però c'è non la possiamo... P di Suning anche, no? C'è l'Inter che è la proprietà cinese. Fermatevi, magari. Vi prego. A partire da un fatto che si gioca ogni tre giorni e già si lamentano che non riescono a giocare ogni tre giorni, che sono stanchi, figuriamoci affrontare magari... un viaggio in Cina per andare a giocare una partita di campionato. Non dico una supercoppa, una coppa, ma poi non penso vadano a giocare Chievo-Frosinone in Cina, credo no. Sia Inter-Milan, certo. E vogliamo privare Inter-Juve, Inter-Milan ai tifosi italiani che vivono in Italia, per l'amor del cielo, dai. Io ti propongo un Natale in Cina. Potrebbe essere, ma io ci titolo, vado, ma perché del calcio non me ne frega niente, quindi cioè, ovviamente vado volentieri a visitare uno stato nuovo. Però per favore. Staremo a vedere.